che faccio? Apro un nuovo canale? Una nuova playlist? Apro io un gruppo? Lo voglio chiamare Filo Svapando. No, sono troppi mazzi per il capo. Comunque il video lo faccio, eh? Non c'è niente da fare. Ho sempre avuto la barba con le ritrose, ovvero il pelo non ha un verso ben preciso, ma in certi punti sembra che faccia un cerchio e io non mi faccio spesso la barba perché tanto ormai non esco quasi più di casa, me la faccio quando mi dà noia. Normalmente mi piace farmela con il pennello, il rasoio. Ma ora anche andare in bagno mi rimane complicato, quindi ho comprato un rasoio, anche buono, che però comunque non riesce come la lametta. Vabbè. Forse questa la conoscono qualcuno, forse no, io ve la voglio proporre perché è una cosa che fa riflettere. Allora, della serie Svapando con filosofia. Il capo. Quando fu creato il corpo umano, tutti gli organi presentarono domanda perché fossero letti a capo di esso. Disse il cervello: io sono intelligenza e trasmetto gli ordini a tutto il corpo ed è giusto che io sia il capo. Lo stomaco disse: io trasformo in energia tutti i cibi, quindi è giusto che io sia il capo. Le gambe dissero: noi sfruttiamo l'energia resa dallo stomaco e muoviamo il corpo, quindi è giusto che siamo noi il capo. Di seguito tutti gli organi presentarono le loro motivazioni, più o meno valide, per diventare capi. Ma quando toccò il buco del culo, tutti scoppiarono in una grande risata. Allora il buco del culo, indispettito, si mise in sciopero e non fece più lo stronzo. Così in poco tempo tutto il corpo stava male, il cervello divenne febbricitante, lo stomaco aveva crampi e le gambe non si reggevano più. Così, prima di giungere alla morte, tutti gli organi decisero all'unanimità che fosse il buco del culo a fare il capo. E lui ricominciò a fare lo stronzo. Morale? Non c'è bisogno di essere un genio per fare il capo. Basta che ci sia qualcuno capace di fare lo stronzo. Svapando. Con filosofia. Salve a tutti.